L'amore è la vera forza che tiene insieme, l'universo, che gli scienziati chiamano gravità, ma dal punto di vista esoterico è l'amore. E quindi studiare ufologia vuol dire studiare quella che è la forza dell'amore in un certo senso, l'amore che è una forza che è in tutti noi e che è sparsa in tutto l'universo. Poi devo dire, siccome siamo a Paperissima... Presentatore TV, attore di teatro, showman, il pubblico lo conosce e lo ama così. Ma Marco Columbro, da molti anni, è anche uno studioso di esoterismo, di spiritualità, di medicina alternativa. E si è appassionato all'ufologia, grazie anche ad un'esperienza molto particolare. Sì, è accaduto nel 99 a New York. Andai con un gruppo di amici a seguire una conferenza di Hannah Hayes, che è una contattista, e all'uscita, noi eravamo 150 persone, in questo rettangolo di cielo newyorkese, no? Perché sai, c'hai i grattacieli alti. E io chiesi a Anna, mi puoi fare un autografo? Yes, of course. E poi guardando in alto vedi una sfera lattiginosa che entrava in questo rettangolo, un'altra e un'altra ancora, formarono un triangolo perfetto e cominciarono a ruotare. Io dissi, Anna, look, tu guarda, lei invece, sì, lo so, sono loro che stanno salutando, non rompere, lo so benissimo, capito? Però era normalissimo, noi rimanemmo esterrefatti, fecero 4-5 giri e poi si allontanarono uno a uno, ruppero questa formazione e sparirono. Ma perché sarebbero qui? Io credo sia una volontà multipla. Da un lato c'è la volontà di farci prendere consapevolezza che non siamo gli unici a abitare questo condominio, la nostra galassia. È talmente grande che sarebbe come fare un condominio di 700 piani e una famiglia sola. Ci vogliono quindi dire, amici, non siete soli, siamo anche noi e siamo fratelli. Secondo, voglio metterci in guardia dalla strada che stiamo intraprendendo, una strada che se portata avanti in modo indiscriminato può portare all'autodistruzione. E questo nessuna entità che ha raggiunto il livello di spiritualità elevato vuole che un pianeta si autodistrugga, perché vuol dire rompere un equilibrio cosmico che deve rimanere così com'è. Terzo, poi vogliono interagire con noi perché vogliono che questa cosa diventi reale nella nostra esistenza. Non basta vedere un oggetto, a volte ci sono incontri del quarto tipo in cui tu hai una relazione e quindi queste tre cose fanno sì che a mano che stiamo avanti con gli anni diventino sempre più forti e diventino delle cose che faranno parte della nostra esistenza, assolutamente.